che mi piacerebbe anche fare un omaggio questa sera. Volevo che Paola anche preparasse un'altra poesia, perché dopo leggiamo un paio di poesie e dopo anche il nostro caro Mario Ma leggiamo posso tre dire poesie. una cosa, Simona? Posso dire che adoro Beppe Damioli? Che è un Adesso di personaggio cala. moltissimo. Guarda, lo amo di cuore. E vendere la cosa più eccitante da fare con il vestito addosso. Prego, Nicola. Dopo una presentazione così, è difficile parlare La in cosa maniera più seria. eccitante da fare con il vestito addosso. Ok, Prego, Nicola. sono diventato rosso, Simona. Non Senti, so se. Nicola, vengo io in aiuto perché tu sei un maschietto, sei così. Beppe Damioli è quello che si reputa essere la migliore figura di venditore, formatore, trascinatore, motivatore per il settore commerciale. Il settore che è lui dice, perché io lo seguo tantissimo, mi piace molto e apprezzo molto gli aforismi che lui utilizza, lui dice che mezzo mondo vende e l'altro mezzo compra. Quindi non c'è vergogna a vendere, come non ci deve essere vergogna a comprare. Si deve essere però stimolati ad apprendere, a studiare, perché ci sono corsi da fare, formazioni che lui fa, dei seminari di introduzione all'approccio alla vendita, motivazionali, perché non sempre vendere è facile, perché molti di noi hanno quella drammatica situazione di timidezza. E lui dà e infonde forza, cultura della vendita e rispetto per questo lavoro meraviglioso. Quindi io adoro Beppe Damioli, grazie di Edizioni Week che ce l'hai proposto. Ecco, prima di No, passare ancora, che lo so che il nostro editore è carico per adesso dire posso parlare io una di te parola in più, veramente. e voglio dire ai nostri amici che sta seguendo di casa una cosa a proposito. Quando l'autore è ottimo, è eccezionale, è eccellente, le testimonianze nascono automaticamente. Non è un aforismo, questo è una realtà. Io ringrazio la nostra Paola per questa testimonianza diretta. Ecco, Paola, grazie. Passo parola al nostro editore Nicola Bergamaschi. Anche per me è una testimonianza diretta. Io ho conosciuto prima di tutto Beppe Damioli sui social, quindi io ai tempi quando l'ho conosciuto non ero editore di fatto e lui era già questo grande professionista con il suo gruppo. Ci siamo conosciuti, ho frequentato i suoi corsi. E poi nel frattempo c'era la casa editrice, è arrivata la casa editrice, e da lì è nata l'idea di un libro. E quando è nato questo libro, anche per lui sembrava una sfida impossibile. Diciamolo a merito di Beppe, che lui ha fatto una grande trasformazione di vita, è diventato il grande professionista che è, perché anche lui ha fatto tanti corsi. E poi è diventato semplicemente un leader. Quando gli ho proposto di scrivere un libro, lui all'inizio ha detto sì, e poi silenzio. Dopo circa un anno arriva, ecco il mio libro, che racconta la sua vita come proprio di sviluppo. Quindi c'è tutta una prima parte in cui racconta quello che faceva da giovane quando era un ragazzo un pochino scapestrato, poi racconta di come un corso di crescita personale gli ha cambiato la vita, poi racconta i suoi primi passi nel settore della vendita, e questo fa capire come tutti possiamo ambire a traguardi più alti. La seconda parte invece sono sagge pillole, dove lui dà proprio praticamente, mette in mano a chi fa il venditore di professione, ma non solo, perché anche un padre che deve convincere il figlio a mangiare la pasta con il pomodoro sta vendendo l'idea che la pasta al pomodoro è sana. Questo per fare proprio l'esempio. Quindi lui mette in mano a chi vende, cioè chi comunica con uno scopo, degli strumenti.
È un libro che per me è eccezionale perché io rido sempre, ogni volta che leggo questo libro è come se avessi in testa un audiolibro, cioè sento il libro con la voce di Beppe Dagnoli, che è straordinario, sta facendo cose straordinarie, quindi davvero confermo questa capacità di Beppe. Io tuttora frequento i suoi corsi e non smetterò mai di farlo perché ogni volta sono fonte di crescita e di miglioramento. Bravo Beppe. Bravo Beppe, siamo tutti abbastanza orgogliosi, lui non è fatto solo per il suo popolo italiano, ma fa anche per noi brasiliani, noi siamo davvero onorati di partecipare del suo programma che è di TV e della sua forza e di tutta questa passione che lui ha per la Sud America. Ecco amici, pois é, meus amigos.